Da venerdì possibilità di aderire alla campagna vaccinale per i cittadini ucraini ospitati in Piemonte. Intanto proseguono gli aiuti da parte del territorio per il paese sotto attacco russo. Due anni fa, il 10 marzo 2020, iniziava il primo lockdown dopo l'annuncio del Premier Conte. L'Italia entrava nell'incubo pandemia dal quale non è ancora del tutto fuori. Due coniugi macedoni in manette sfruttavano pesantemente i braccianti agricoli nella zona delle Langhe, al confine con l'Astigiano. Elezioni a Racconigi, oltre al sindaco uscente Valerio Oderda, in corsa anche l'avvocato Patrizia Gorgo, attuale consigliere di minoranza. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, come sempre in questi giorni, spazio alla crisi in Ucraina e alla conseguente fuga dalla guerra dei cittadini che cercano riparo in altri paesi. Per quelli già ospitati sul territorio piemontese, da venerdì sarà possibile aderire alla campagna vaccinale grazie ad un'apposita sezione proprio in lingua ucraina sul portale. Anche i profughi ucraini potranno aderire alla vaccinazione. Il coordinamento regionale per l'emergenza profughi ha stabilito che i cittadini ucraini ospitati in Piemonte, non ancora vaccinati contro il Covid, possano aderire alla vaccinazione tramite il portale ilpiemontetivaccina.it, dove da venerdì 11 marzo sarà attivo in primo piano uno specifico comparto in lingua ucraina. Basterà inserire nome e cognome, data di nascita, un recapito telefonico, una mail personale, oppure in alternativa a quelli del parente, amico, associazione che sta dando accoglienza, in modo tale da essere contattati a brevi per fissare l'appuntamento. La procedura è rivolta in particolare a coloro che sono arrivati sul territorio piemontese in modo autonomo e che già sono ospitati presso parenti, conoscenti o altre realtà. Nelle aziende sanitarie sono in corso le vaccinazioni di rifugiati presi in carico in modo diretto dal sistema regionale di protezione civile. Anche l'ospedale Regina Margherita si è fin da subito attivato per l'inizio del ciclo vaccinale anti-Covid dei piccoli pazienti oncologici e dei loro familiari arrivati sabato, grazie alla missione umanitaria della Regione Piemonte. Sono già stati vaccinati con la prima dose tutti coloro che sono vaccinabili, tranne i più piccoli, sotto i 5 anni. Intanto salgono a più di 1.800 le famiglie e i singoli piemontesi che in pochissimi giorni hanno accolto l'invito della regione a dare la propria disponibilità per ospitare profughi ucraini che raggiungeranno l'Italia. Chi lo desidera può compilare il modulo online su www.regione.piemonte.it. Il comune di Cuneo, lo Europe Direct Cuneo Ara Piemonte Sud-Ovest, aderiscono a Cities Stand with Ukraine, manifestazione europea a favore dell'Ucraina promossa da Eurocities, l'associazione nata nel 1986 che raggruppa oggi più di 140 grandi città di 39 paesi dell'area europea, con l'obiettivo di creare una rete in grado di rafforzare il ruolo cruciale dei governi locali nell'ambito della struttura a più livelli della governance europea. Per sostenere l'Ucraina con un grande e unico messaggio di pace, sabato 12 marzo in tutte le città europee aderenti a Eurocities saranno organizzate iniziative di sostegno e momenti di incontro. A Cuneo sabato 12 alle 15 presso il Salone d'Onore del Palazzo Municipale si terrà un incontro dal titolo Il futuro dell'Unione Europea dopo la guerra in Ucraina. Interverranno Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della provincia e membro del Comitato Europeo delle Regioni, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Spedale e Franco Chittolina di Apice. L'incontro è aperto a tutti, per l'accesso è naturalmente necessario avere il Green Pass. Di fronte a questo dramma, al dramma che sta vivendo la popolazione ucraina, in tanti sul nostro territorio, anche sul nostro territorio, si stanno mobilitando. In particolare l'organizzazione di categoria Confartigianato Imprese Cuneo si è attivata per dare vita, insieme alla Fondazione Specchio dei Tempi, ad una raccolta di beni di prima necessità da inviare poi al confine della Polonia. Presidente Crosetto, un grande segno di solidarietà è arrivato da parte delle imprese associate a Confartigianato Cuneo
che in collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi ha inviato generi di prima necessità ai profughi ucraini. Sì, veramente anche questa volta devo ringraziare le tante aziende associate a Confartigianato, i tanti artigiani e colleghi che hanno, diciamo, ascoltato questo appello che abbiamo lanciato in pochissimi giorni e che ci ha permesso di raccogliere tutto questo materiale e quasi 30.000 euro di offerte che abbiamo immediatamente messo a disposizione di quelle persone che scappano da questo teatro di guerra e che anche attraverso questi piccoli aiuti spero possano ricevere, diciamo, un primo momento di conforto dopo aver lasciato le loro case. È stata anche una bella dimostrazione di rete sul territorio per aiutare chi è in difficoltà. Sì, questo è il passaggio importante che penso abbia finalmente ancora messo accanto Specchio dei Tempi con la sua fondazione e un'associazione di categoria come Confartigianato, presente in maniera capillare su questo territorio attraverso le nostre tante sedi, ma soprattutto attraverso tanti dirigenti che anche in questa occasione si sono resi disponibili. Vorrei ringraziare il nostro collega Aldo Carante, la zona di Fossano, la nostra Onlus attraverso la presidente Minetti e i tanti artigiani, come dicevo prima, che hanno voluto devolvere una parte del loro, diciamo, ricavato di queste ultime settimane. Un momento difficile per tutti, però anche in questo caso Confartigianato Cuneo voleva essere vicina ad un problema, ad un grande problema che ahimè sta colpendo anche tanti nostri colleghi imprenditori in questo paese martoriato dalla guerra. Se vogliamo parlare di numeri, anche veramente a livello generale, non soltanto per le imprese che sono state veramente molto generose, ecco, quanto avete raccolto? A ieri sera circa 720.000 euro da 3.700 donatori diversi, sono in grandissima parte piccole elargizioni, la media è intorno ai 150 euro, pensate, quindi ce ne sono alcune molto importanti, ad esempio le nostre due fondazioni, Specchio dei Tempi e Specchio d'Italia, hanno versato ognuna 50.000 euro per aprire la sottoscrizione, ma poi, come avete visto, se ne sono aggiunti tantissimi e abbiamo fatto crescere questa disponibilità a 720.000 euro. Ovviamente oggi saranno già di più perché la solidarietà è tanta, le donazioni sono tante ed è un momento in cui stiamo ricevendo davvero tantissimi contributi e tantissime risorse. Abbiamo anche attivato altri servizi oltre a quello che vedete qui, ogni giorno partono anche altri pulmini più piccoli da 9 posti, ogni giorno ne partono un paio di nostri che raggiungono le varie località di confine, ma anche si spingono anche all'interno dell'Ucraina, soprattutto nella zona di Leopoli, dove imbarchiamo profughi direttamente in Ucraina per portarli poi in Italia. Molti vengono a Torino, molti invece scelgono di andare a Milano o a Roma o a Bologna e noi li agevoliamo anche in questi trasferimenti all'interno dell'Italia. Abbiamo anche un'altra iniziativa che riguarda tutto il Piemonte. Noi aiutiamo con una donazione in denaro ogni famiglia ucraina che arriva in Piemonte e ci chiede un aiuto. Abbiamo istituito a Torino un centro dove distribuiamo tutte le mattine questi aiuti. Questo centro è già attivo anche nel Novarese e nel Verbagno Cusa-Ossola e presto lo sarà anche a Cuneo. Siamo in contatto con la redazione per fare in modo che anche gli ucraini che arrivano nel Cuneese possano godere di questo contributo, che è un dono di 500 euro che serve a affrontare le primissime spese ad ogni famiglia ucraina che arriva. Ed ora il consueto aggiornamento sull'emergenza sanitaria in Piemonte e più nello specifico nella provincia di Cuneo, con i dati odierni del bollettino che ci arrivano proprio dalla regione, che possiamo vedere insieme con la grafica, partendo come sempre dai decessi. 4 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Piemonte, 1 riguarda la provincia di Cuneo. Situazione dei contagi, 2244 i nuovi contagi in Piemonte, 169 quelli in provincia di Cuneo. Vedete il dato, insomma, che si è superato il milione di contagi, naturalmente dati che si riferiscono dall'inizio proprio della pandemia, però è un dato piuttosto impressionante. E poi proseguiamo con la situazione dei guariti, 1742 i nuovi guariti in Piemonte, 155 quelli in provincia di Cuneo.
Chiudiamo come sempre con i ricoveri e i tamponi in calo, anche se pur lieve, quelli che ricoverano in terapia intensiva a livello piemontese, meno 2, più consistente il calo dei ricoveri ordinari, 19 in meno rispetto a ieri. Ci sono invece, sono in aumento di nuovo gli isolamenti domiciliari, più 519, i tamponi effettuati sono stati 31.503, 4.570 79 in più rispetto a quelli effettuati ieri. Restiamo in tema emergenza sanitaria, in tema Covid, perché proprio 2 anni fa, era il 10 marzo 2020, iniziava il primo lockdown in Italia dopo l'annuncio che era avvenuto la sera prima dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Era un martedì, esattamente 2 anni fa, il 10 marzo 2020. L'Italia conosceva per la prima volta il lockdown che diventava effettivo dopo l'annuncio avvenuto la sera prima attraverso una conferenza stampa da parte dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Covid, un virus di cui in quel momento non sapevamo ancora molto, iniziava così ad entrare nelle nostre vite e a cambiarle, costringendoci a chiuderci in casa. Di lì a poco arrivarono ulteriori sanzioni come l'obbligo della mascherina, il distanziamento sociale, l'attività sportiva solo nei pressi della propria abitazione. Chiusero bar e ristoranti e gran parte delle attività produttive si fermarono. Gli studenti iniziarono a seguire le lezioni con la didattica a distanza, gli adulti a lavorare da casa con lo smart working. Arrivarono i canti sul balcone, i lenzuoli appesi con la scritta "Andrà tutto bene", le file ai supermercati. Il lockdown durò circa 2 mesi, un incubo dal quale piano piano l'Italia uscì, per poi ripiombarci ancora pochi mesi dopo, in autunno. Oggi, 2 anni dopo, la pandemia c'è ancora, non ne siamo ancora completamente fuori, grazie ai vaccini. L'emergenza è però fortemente ridimensionata, anche in questi giorni in cui si registra un lieve aumento dei casi dopo settimane in discesa, ma il 10 marzo 2020 resterà una data che nessuno potrà dimenticare. Ed ora la nostra pagina di cronaca con una notizia che arriva da Sommariva del Bosco, dove un uomo è rimasto gravemente ustionato in seguito allo scoppio di una pentola a pressione, immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasferito con l'elicottero al CTO di Torino in codice rosso, dunque in gravi condizioni. Non ci sono al momento altri dettagli. Proseguiamo con la cronaca, andiamo nella zona delle Langhe, al confine con l'Astigiano, dove due coniugi macedoni sfruttavano pesantemente i braccianti agricoli che reclutavano, costringendoli a turni massacranti e a vivere in condizioni degradanti. Sono stati arrestati. Sfruttavano i braccianti, costringendoli a turni massacranti, a condizioni lavorative degradanti e a vivere in contesti abitativi fatiscenti. Due coniugi di origini macedoni di 42 e 37 anni, titolari di una società operante nella fornitura di forza lavoro in agricoltura per conto terzi, sono finiti in manette, incastrati dai carabinieri di Alba e Canelli e dai finanzieri del gruppo di Bra. Le indagini sono partite da una serie di denunce presentate da alcuni lavoratori agricoli alle stazioni dei carabinieri di Santo Stefano Belbo e di Castagnole Lanze ed hanno portato a rendere chiaro il quadro all'interno del quale operavano i due coniugi, che reclutavano manodopera straniera, principalmente di origine africana e balcanica, per poi occuparla nei lavori stagionali in vigna nelle zone a confine tra le Langhe e l'Astigiano. I braccianti reclutati venivano pesantemente sfruttati, messi in condizioni alloggiative fatiscenti al limite dell'insalubre, non osservando le norme sulla sicurezza e costringendoli a lavorare e vivere in condizioni degradanti. È emerso inoltre che i lavoratori, ogni giorno della settimana e senza riposo, erano costretti anche a turni massacranti di oltre 10 ore di lavoro continuative, che non potevano allontanarsi autonomamente dal luogo di lavoro e che subivano aggressioni fisiche o minacce quando
qualcuno di loro provava a ribellarsi a questa situazione. Per l'uomo si sono aperte quindi le porte del carcere, mentre per la moglie sono stati disposti gli arresti domiciliari. Entrambi dovranno difendersi dalle accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, atti persecutori, maltrattamenti e percosse. L'azienda sanitaria locale Cuneo 1 ricerca in locazione temporanea della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile, nell'area limitrofa all'aeroporto di Cuneo Le Valdigi, entro un raggio massimo di 8 km, un immobile ad uso magazzino di circa 1500 metri quadri immediatamente disponibile al momento dell'affidamento. La proposta deve pervenire alla direzione generale dell'ASL entro il 25 marzo alle ore 12. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell'ASL, sul sito internet dell'ASL. Ed ora torniamo alla cronaca, ma ci spostiamo a Boves, dove lo scorso 21 febbraio si è verificato un fatto di cronaca che ha coinvolto due ragazzi che hanno aggredito il titolare di un bar e poi i carabinieri che sono intervenuti. Nei loro confronti è arrivato il cosiddetto provvedimento Daspo Willy emesso dal questore. Hanno aggredito prima il titolare di un bar, poi i carabinieri, intervenuti sul posto per riportare la calma. I fatti si sono verificati nella tarda serata dello scorso 21 febbraio a Boves, in un bar di Piazza Italia. Un episodio costato il cosiddetto Daspo Willy ai due responsabili, due ragazzi di 31 e 26 anni. Dopo quanto accaduto, i carabinieri hanno infatti avanzato la proposta di applicare il provvedimento, segnalandolo alla locale divisione di polizia anticrimine, che ha analizzato i fatti, a cui ha fatto seguito la misura del questore Nicola Parisi. Il Daspo Willy prevede che i due uomini non possano avere accesso o stazionare nelle vicinanze del locale dove è avvenuto l'episodio, ma anche in tutti i bar, le gelaterie, le pasticcerie e gli esercizi simili del comune di Boves per un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi. In caso di mancato rispetto della misura, scatta la reclusione da 6 mesi a 2 anni ed una multa da 8.000 a 20.000 euro. La sera del 21 febbraio i due ragazzi erano entrati nel bar e, visibilmente ubriachi, erano stati invitati poco dopo dal titolare ad uscire, reagendo, aggredendolo e provocando danni agli arredi del locale, prima di scagliarsi anche contro i carabinieri intervenuti sul posto. A Cuneo, dopo 2 anni, torna la rassegna cinematografica promossa da Mente in Pace, con un ampliamento della proposta sui quartieri Donatello e Gramsci. L'associazione Boa Donatello Gramsci ha infatti deciso di sostenere l'iniziativa, che prevede la proiezione di film che aiutino a riflettere sulle fragilità e sui disagi mentali, oltre che sulla necessità di costruire comunità. 4 i film che verranno proposti. Il primo appuntamento è per venerdì 11 marzo alle 21 presso la casa del quartiere Donatello, con il film Yo-Yo Rabbit, ambientato nella Germania del 44. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti e le serate saranno organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Restiamo a Cuneo per tornare a parlare di una questione molto sentita da gran parte dei cittadini, di cui si discute davvero da diverso tempo in città: il parcheggio sotterraneo in Piazza Europa. Noi allora siamo andati a chiedere direttamente ai cunesi cosa ne pensano. Si discute del parcheggio in Piazza Europa qua a Cuneo. Posso chiedere cosa ne pensa? Che idea si è fatto in merito? Il parcheggio che vogliono fare sotto? Sono contraria. Nessuna idea, non... cioè, se serve. Ma devo essere sincera, non sapevo come fare, ma il parcheggio quello esistente? Sì, sarei favorevole al parcheggio, al momento sì. Stiamo pagando già troppe cose, non a pagamento. Ma i parcheggi mancano, però se bisogna distruggere tutto, no. Se è solo per fare i parcheggi, secondo me sarebbe una buona cosa. Ma come dice mio marito, io se devono distruggere qualcosa, no, non sono dell'idea. Vogliono fare uno sotterraneo in Piazza Europa? Ah, ok. Ora, vabbè, se lo fanno senza rovinare, diciamo, la superficie, ben venga, perché non bastano mai i parcheggi, quindi secondo me sì. Assolutamente no. Assolutamente no, va bene così. Perché sono contrario, forse sarebbe troppo lungo spiegare il perché. Abito lì,
E allora sarebbe più il danno che il vantaggio che mi dà in questo momento. Ci sono altri posti da adibire a parcheggio, tipo quella piazza vicina all'INPS, che è già vuota, non devono abbattere niente, e poi comunque anziché spendere soldi in quel parcheggio dovrebbero rifare il parcheggio di Piazza Boves, che è una schifezza per tutti. Anche solo distruggere questi alberi che abbiamo qua, questi pini, è veramente un peccato secondo me. Ci potrebbero essere più parcheggi anche per noi che abitiamo qui in zona, sottoterra ci sarebbe poi anche il piano per i residenti, anche se non hanno acquistato dei garage. Ma sicuramente io ci parcheggerei, perché devo sempre andare a cercare i parcheggi giù, lontano, sul viale, e a volte invece non si trova neanche a pagamento, quindi... Che sia accessibile a tutti e che non si deve pagare. Secondo lei ci sono altre opzioni possibili, altre alternative? Sì, secondo me sì, ce n'è tante in Cuneo da fare altri parcheggi prima di rovinare Piazza Europa. Ci sono degli alberi che hanno 50 anni, che stanno benissimo, anzi forse anche di più, che stanno benissimo lì, non vedo perché tutto il quartiere è contro. È una necessità che riscontra quella dei parcheggi comunque? Sì, assolutamente sì, sì sì. Sì, assolutamente, io lavoro qui, quindi posso dire che tutti i giorni è veramente un tour de force per cercare il parcheggio. Abbastanza, sì. Non vedo perché bisogna farlo. Sono già anziana, lascio voi giovani le decisioni. Parliamo ora di musica. Niccolò Bertano, studente di chitarra al quarto anno del liceo musicale Bianchi Virginio di Cuneo, ha ottenuto una strepitosa affermazione al prestigioso concorso di chitarra Marziali di Seveso, che si è tenuto lo scorso 27 febbraio. Il concorso, che ha assunto ormai i connotati di evento prestigioso nell'ambito della musica classica, la giuria ha attribuito a Niccolò Bertano il primo premio assoluto, risultando quindi il vincitore nella sua categoria. L'allievo, studente al quarto anno di chitarra preparato dal docente Maurizio Baudino, ha eseguito l'opera di Castelnuovo tedesco Capriccio de Goya, opera 195 numero 20, ossequio a El Maestro, e lo studio numero 6 di Regondi. Il concorso, riservato a chitarristi di tutte le nazionalità, si è svolto in modalità online per garantire la sicurezza dei concorrenti e il rispetto delle norme sanitarie vigenti. Quindi la valutazione e l'assegnazione dei punteggi da parte delle giurie è avvenuta tramite la visione dei video inviati dai partecipanti. Dunque, tanti complimenti a Niccolò Bertano, al cuneese Niccolò Bertano, per questo importante premio. Ora andiamo a Racconigi per parlare di politica, perché il comune guarda alle prossime, tra quelli che guardano alle prossime elezioni amministrative, oltre al sindaco uscente Valerio Oderda, sarà in corsa anche l'avvocato Patrizia Gorgo, che attualmente è consigliere di minoranza. Noi l'abbiamo ascoltata. Siamo in collegamento con Patrizia Gorgo, candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Per quanto riguarda il comune di Racconigi, quali sono i motivi che l'hanno spinta a questa candidatura, a questa scelta? Buongiorno, saluto lei, saluto anche tutti i vostri telespettatori. L'ha già detto, sono Patrizia Gorgo, sono consigliere comunale di minoranza del comune di Racconigi dal 2017. La decisione di accettare questa candidatura a sindaco nasce essenzialmente dall'esigenza di poter fare qualche cosa di concreto per cambiare volto alla città, perché i problemi che Racconigi sono gli stessi problemi che sono sul tavolo da diversi anni e quindi devono essere risolti. Finalmente bisogna dare una soluzione, un'energia nuova per rinnovare la città. La nostra è una lista civica, è frutto di un lavoro che parte già nel 2017 e in tutti questi anni ha saputo raccogliere attorno a sé e rendere gruppo delle persone che hanno anche delle sensibilità diverse, però sono tutte legate all'amore per la nostra città, e l'obiettivo è comune, è quello di migliorare Racconigi. Pensiamo fermamente che servano dei volti nuovi, velocità nelle decisioni e anche competenza. Ecco, in sintesi, di che cosa ha bisogno secondo lei, secondo voi, Racconigi? In che cosa manca adesso? Se penso cosa vorrei cambiare a Racconigi sono i parcheggi a pagamento. Ritengo che questa sia stata un'esperienza da non ripetere. Questa è stata una scelta frutto del non ascolto dei cittadini e anche delle esigenze del commercio.
Penso che debba essere seriamente rivista la viabilità del paese per renderla più sicura. Bisogna intraprendere un percorso che porti alla cornice ad avere due sottopassi ferroviari carrabili, perché è impensabile proprio per la struttura del paese che ci sia solo una via, e quindi si corre il rischio che poi il traffico venga congestionato. Deve anche essere, la cornice ha bisogno di massima attenzione al patrimonio comunale e soprattutto all'edilizia scolastica. In primis però la cornice ha bisogno di ristabilire un rapporto di dialogo e di un rapporto stretto con i cittadini. I cittadini devono essere parte attiva della vita del comune. Un'amministrazione non può pensare di avere un occhio attento su tutta la città, ma questo occhio attento deve passare attraverso l'ascolto dei propri cittadini. In qualche modo Racconigi adesso, a mio avviso, è una città che è immobile, sta subendo anche un forte calo demografico, quindi un'amministrazione deve investire sui servizi, deve investire sui servizi alle famiglie, deve investire sui giovani e anche dare delle nuove opportunità alle imprese. Perché le imprese del territorio hanno subito una forte compressione negli ultimi 2 anni, sono state anche amministrate da persone eroiche che hanno superato questo momento, però un'amministrazione attenta deve guardare al futuro anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Chiudiamo questa edizione con una notizia che riguarda, con due notizie che riguarda che riguardano due sportivi, prima con un riconoscimento prestigioso per la ciclista di Peveragno Elisa Balsamo, che lo scorso settembre si è laureata campionessa del mondo. Mercoledì 9 marzo, durante il 288esimo Consiglio Nazionale del CONI che si è svolto allo Stadio San Siro a Milano, Elisa ha ricevuto dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, il collare d'oro al merito sportivo, la massima onorificenza conferita dallo Stato agli atleti. Lo vedete, la consegna in questa foto, un'altra grande soddisfazione per la ciclista, che rappresenta un grande orgoglio anche per il nostro territorio. Un momento importante, diverso ma ugualmente importante, per un altro sportivo, uno sportivo che difende i colori di Cuneo, in particolare del Cuneo Volley, che ha un nuovo dottore, lo schiacciatore Alessandro Preti, che negli scorsi giorni si è laureato a pieni voti nel corso magistrale di giurisprudenza, discutendo all'Università di Milano Bicocca la tesi. Una grande soddisfazione per lui, considerando anche che è riuscito a raggiungere questo titolo, questo importante riconoscimento, giocando anche a pallavolo a livelli professionistici. Era tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.